Bonode! Allora, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno. Carica partita, ecco qua, Iridol, ho provato a creare altri personaggi, ma alla fine mi hanno detto che si può cambiare l'aspetto direttamente nel gioco, quindi ho detto, al massimo mi creerò un personaggio per giocare per i cazzi miei più avanti. Cosa dobbiamo fare oggi? Cosa dobbiamo fare oggi? L'ultima volta che abbiamo esplorato avevo visto qui una caverna. Una caverna di lati bosco. Quindi pensavo di esplorare questa cavernina, almeno per andare avanti. Queste porte, la soglia tempesta, le supereremo il più tardi possibile. Abbiamo tutta quest'area da esplorare prima. E sarà bella lunga. Ah, c'è proprio il simbolo. Cos'è? Questa qua è una botte. È una botte, veramente, in mezzo al mare. Quindi, prima cosa, attiviamo questo punto che non capisco. Ah no, in realtà è già attivo, è già attivo. Ok, devo rimpararmi i tasti perché ho giocato a Legend Arceus ieri sera perché c'è il nuovo aggiornamento e quindi l'ho provato un po' e quindi sto ricominciando a rollare con Y. Se rollerò con Y farò questa cosa. Niente, cioè. L'interazione Y, giusto. Qua bisogna fare. È buio vero questo, ragazzi. Allora, la torcia è infinita, vero? Sì. Wow. Wow. Il suono della torcia. Mamma mia che gioco. Si può accendere questa candela, magari? No? Potrebbero accendere le candele? È che se rollo si accende. Oh, aspetta, aspetta. Con L2. No, sarebbe stato un po' bello, però. Wow. Oddio, è pieno di lupi in realtà. Ma saltano un sacco sti lupi, oh! Vieni qua. Vieni qua. Ma no, non ho fatto. Come si risale? Come si risale? Come si risale? No! No, non ha fatto l'attacco in salto, mi ha fregato quello. Mi ha fregato l'attacco in salto. Mi ha fregato l'attacco in salto iniziale, sono andato in crisi. C'è pieno proprio. Ce n'è uno lì. Uno lì, uno lì. Quattro ce ne sono. Eccolo qua. Vieni. Vieni. Come saltano poi? Mi fa morire come saltano. Vieni qua, dai. Bastardo! Oh, quanta cazzo di vita c'hai? Madonna! Ma quanta vita c'aveva? A parte che è enorme effettivamente, però. Mamma mia, oh! Ma poverino questo qua! Le gambe! E questo va scritto testa. Ok, abbiamo svuotato abbastanza. Possiamo andare al buco qua. That's what she said. Michael, please. Come on. Che ansia sta cosa, giuro. Ci sarà un boss lupo qua dentro? Sicuro come l'oro. Una nebbia! Oh my god! Ok, it's happening! Everybody stay calm! What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay
Andiamo dentro, senza cure, senza niente. Ci sta, ci sta. Mi piace, mi piace. Dai, via, via. Tocca. Bestia umana di Farum Azula. Pdor, figlio di Khmer, della tribù di Istar, della terra desolata del Khnir, uno degli ultimi sette saggi, Bvurganera Astaparin di Vinganin Tutunetalar. Ok. Ok. Cazzo, vola torcia. Sono ancora vivo, sono ancora vivo, ok. Bellissimo, cazzo. Bellissimo. Bellissimo, però. Bellissimo, eh. Ci piego un sacco a morire, però. Il mio primo boss, il mio primo boss. Il mio primo boss, che bello, che bello. Il mio primo boss in live, vero, vero boss. Oh, non male, non male. Allora, 4-0. Perché tanto non credo di usare una cura per, per il mana. Un PS. Ok, ok. Dai, cazzo! Ah. Me lo sentivo che faceva il secondo attacco. Eccoti qua, ciao caro! Oh, ha funzionato! Bene! Giusto tutte le volte. Voglio la grazia. Presa. Ok. Vieni qua. Recupera. Appena ho visto che il coltello lo staggerava, ho detto, si spammano i coltelli. Effettivamente a mirarlo, il coltello di base lo lancia più alto della mira e l'ha colpito in testa. Talismano. È nella sezione talismani. Talismano raffigurante un drago antico rosso. Incrementa la resistenza ai danni da fuoco. Non male. Nell'era primitiva... Oh, sì, antecedente l'albero madre. Vabbè, ok. Dai. Dai. Dark Souls 4. I draghi antichi regnavano su tutto il creato. Però qua i draghi antichi sputano fuoco e non magia, quindi vabbè. Regnavano su tutto il creato e si ersero a difesa del loro re come un autentico baluardo. E fu così che, che l'effigia del drago divenne simbolo di protezione. Chi era il re dei draghi? Bello. Bello come primo boss. Comunque ci dà l'informazione che... Boh. Era un...
una bestia, ma sembrava molto umanoide. Quindi era tipo un umano diventato bestia. C'è la possibilità di trasformarsi in bestia in questo gioco. Attorno all'ingresso? Ah, quindi sono dei dungeon classici. Non è che ti sbloccano. Magari non è vero, nel senso ci sono altri percorsi che ti sbloccano aree nuove. Però è essenzialmente un dungeon. Con l'esplorazione prima, due oggetti per la strada e poi un boss finale, un mini boss, ecco. Carino, carino. Torniamo all'ingresso allora. Torniamo all'ingresso. Mappa. Allora, abbiamo fatto tutta quest'area. Sarebbe bene da esplorare anche questo lato qua. Secondo me ci sono delle grazie qua che non ho visto. Però mi verrebbe da fare il giro del lago, no? Continuiamo di qua questa strada e andiamo verso giù, verso sud. Fino ad arrivare magari qui, a questo laghetto oggi. No! Sul serio? È un agguatopoli questo. Ok, carino. Benvenuti ad Agguatopoli. Sto circumnavigando il lago. Là al centro ho visto che c'è. È il momento di vecchio amico. No! È tornato! È tornato! Ciao! Ciao! Mi ha fatto straridere, ultra cattivo. Sapeva di boss finale. E io gli ho dato il ca. No! No! Oh, fiori nemici. Cattivissimi saranno. Vieni qua, fiorellino. No, questo ti avvelena un sacco, sicuro. Che status è? Quello mi sembra un fiore enorme. C'è tipo il boss fiore là dietro? Dai. Senti, però. Via, 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 via. Quella è la madre di tutti i fiori. Oh, oh. No, 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 so much no. Ok. Mister Fiorellone, simpaticissimo. What? Ah, ok, fa tipo una pioggia di. Ma non le faccio danno, ma non è possibile. Vabbè, adesso farà la scorreggiona. Giusto, le magie! Cazzo, ma me ne stavo dimenticando. Ok. Oh! Oh!
No! Oh no! 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 Ok, via. Via. Dai, droppa qualcosa di figo. Runa aurea. Questa sarà per il veleno, sicuro. Are you sure about that? Ok, sono sopravvissuto. Voglio arrivare di sopra. Certo che i Souls avevano proprio bisogno del platform, un sacco. Di questo tipo di platform, dico, il salto... Cioè, guardate che roba. Sì, gli oggetti e i messaggi a terra mi hanno suggerito, però... Eccolo lì. Parallasse, un po' di parallasse e ci siamo. No, c'è un boss. C'è seriamente un boss. Non ho cure né niente. E non ho trovato una grazia vicina. Dai, allora, cerchiamo una grazia. Segniamoci questo punto. Punto... Ah no, vabbè, punto di sosta e rovina. È che non si vedono neanche... Guarda qua, invece. Cosa abbiamo appena trovato? Ok, si può rispawnare qua. Non... Davvero non c'è una grazia in giro? Oddio, si può fare qua di corsa, effettivamente, però... Vabbè, abbiamo trovato una statua di Marika. In teoria dovremmo poter respawnare da qua, giusto? Che cazzo è? Testa di zucca folle? Dai, avevo iniziato così bene. Il sanguinamento mi ha fatto... Mi ha fatto andare in panico. Via. Distruggiamo Sor Cipolla. Questa volta c'è una grazia. Beh, almeno c'è la luce qua. Che ti fa capire la grazia dove sta. Ok. Grazia perduta. È sempre grazia perduta, vero? Quando ne trovi una nuova è sempre grazia perduta, giusto? 17 a destrezza e 1 a vitalità, così. 15 e mi fermo per un po' a 15 di vitalità. Perché comunque mi basta. È vero, è strano che non droppino. Forse quelli che ti sbloccano il falò non droppano niente. Però c'è una porta. Questi mi ricordano i dungeon procedurali di Blood... Di Bloodborne, stavo dicendo.
piedini anime. Tarnished, are we? Una tipa. I wonder you should turn up here. I am Selen, a sorcerer, quite plainly. Why are you here? Una maga, eh? Beh, io voglio prendere la stregoneria. Sono un mago, essenzialmente. Una maga. Anche se arrivo da un popolo che di magia era parecchio esperto. Ah, a yen for glintstone sorceries. I dare say your proclivities are far from ideal. Ehi. Oh well, perhaps nurture will defy nature. With a bit of luck. Bello sto personaggio, mi piace già. I was exiled from the Academy of Rea Lucaria. Okay. As a reviled, apostate witch. Do you still wish to learn from me? Quindi c'è una sorta di scuola principale di magia, anche nell'interregno, che è quella di Lucario, no, Lucaria. E lei è stata un'apostata di questa scuola, quindi vuol dire che diverge dal pensiero dominante sulla magia di questo mondo. Forse è per questo che era intrappolata. Però direi che voglio comunque imparare. Cioè, è la prima persona che può insegnarmi magia in questo posto. Non credo che ne troverò per tanto tempo di maghi. Quindi sì, vorrei comunque imparare. Well, you are a piece of work. Very well. Finalmente un po' di magia! No, mai. Sei un po' dom, te, mi sa. Ass! Solo rimproveri la ventela. Annuisci con aria assorta il gesto, bene. Leggiamo. Stregoneria, scintipietra d'apprendista dell'Accademia di Rea Lucaria. La scintipietra funge da collegamento per scagliare proiettili magici contro i nemici. Questa stregoneria può essere lanciata ripetutamente e in movimento. Non male. È generalmente il primo passo sul percorso che conduce alla vera conoscenza della stregoneria. Stregoneria scintipietra dell'Accademia di Rea Lucaria. Lancia tre stelle magiche che seguono il bersaglio. Questa stregoneria può essere lanciata ripetutamente in movimento, aumenta di potenza se caricata. Interessante. L'altra tipo aumentava il delay del colpo se caricata. Questa aumenta la potenza. Allora, una stregoneria dell'epitome di Olivinus che attrae gli stregoni di Sellia, città della stregoneria. Lei è di Sellia, ha detto. Stregoneria dell'epitome di Olivinus. Ok. Troppi nomi, troppi nomi. Ok. Lanciata ripetutamente in movimento di nuovo. Tecnica conferita agli stregoni che abbandonano l'accademia per viaggiare. Quindi è quello. Sì, non è che l'ha abbandonata per viaggiare. Lei è stata un po' esiliata, mi sembra di capire, però. Affinché li protegga da eventuali gruppi di aggressori. Gli stolti, del resto, si muovono spesso in branco. La carica cresce la potenza, ok? Però non può essere usata in movimento questa. Stregoneria della Brigata del Cristallo. Composta da stregoni che bramavano il sapere della pietra, segreti racchiusi nelle flebili cogitazioni dei cristalliani. Quindi c'è la scuola di Rea Lucaria, la scuola, la Brigata del Cristallo e l'epitome di Olivinus. No, però è sempre dell'Accademia di Rea Lucaria, questa. Ah no! L'Accademia di Rea Lucaria racchiude varie scuole, fra cui l'epitome di Olivinus e la Brigata del Cristallo. E va bene, un altro gruppo. Fu insegnata ai cavalieri del cuculo dell'Accademia come compenso per i loro servigi. Tramandata ai cavalieri del cuculo dell'Accademia come ricompensa per il loro accordo. Quindi c'è una sorta di corpo di protezione dell'Accademia, probabilmente tipo, no, i guerriglieri dell'Accademia, a cui viene affidato questo tipo di incantesimi per proteggere i loro spade e scudi. Quindi probabilmente non sono maghi, ma sono gente con la spada che viene aiutata dai maghi a fare questa cosa. Fra l'altro questo non lo posso usare, perché chiede intelligenza 23, questo sarà bello forte. Non mi parli d'altro? Ok. You are a tadpole when it comes to magic. Infantile senza gambe. Infantile. Without the legs to walk. So, to become a sorcerer, first, you must face your ignorance. Now, shall we start? Diamo inizio alle lezioni. Lei vuole solo far lezioni, non mi dice nulla. Vabbè.
Questo? Oddio, ha gli occhi rossi. Fiore di foglia madre. Cioè, se hanno gli occhi... occhi rossi, occhi gialli, luminosi. Questa cosa era assurda, cioè... Cosa cazzo è?